Ehi a tutti! Conosciamo tutti Taylor Swift. È quella ragazza. Quella con le canzoni orecchiabili che non escono dalla testa. Taylor è più di una semplice cantante. È una superstar globale. Milioni e milioni di fan la adorano. Ma c'è un gruppo con cui si connette davvero, gli adolescenti. Perché? Perché Taylor li capisce. Canta delle cose che attraversano. Sai, gli alti e bassi dell'amore. Le amicizie. E il semplice capire la vita. È come se stesse leggendo i loro diari e trasformando i loro sentimenti in musica. È un vero dono. Taylor fa musica da molto tempo. Ha iniziato giovane e il suo viaggio è piuttosto stimolante. Dallo scrivere canzoni da bambina al tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo, è la prova vivente che i sogni si avverano davvero. Quindi, allacciate le cinture, stiamo per fare un viaggio nella memoria e rivivere l'incredibile ascesa di Taylor alla fama. Preparati a cantare. Ok, immaginate Reading, Pennsylvania. È una piccola città, non esattamente il posto da cui ti aspetteresti che provenga una superstar globale. Ma è qui che è iniziato tutto per la nostra ragazza, Taylor. Nata nel 1989, era solo una ragazza normale con un grande sogno. Fin da piccola, Taylor amava la musica. Cantava sempre. Era chiaro che aveva un dono. All'età di 10 anni, Taylor scriveva già le sue canzoni. Riuscite a immaginare? Era già una piccola cantautrice. La sua famiglia ha visto la sua passione. Erano super di supporto. Si sono persino trasferiti a Nashville, nel Tennessee. Il cuore della musica country. Tutto per Taylor e i suoi sogni. A proposito di una famiglia di supporto. Trasferirsi a Nashville è stato un grosso problema per Taylor. È stato come entrare in un mondo completamente nuovo. Un mondo pieno di musica, sogni e dura competizione. Ma Taylor era determinata a farcela. Ha iniziato a esibirsi ovunque potesse. Caffè locali, festival, quello che vuoi. Voleva solo che la gente ascoltasse la sua musica. E indovina un po'? La gente ha ascoltato. Amavano la sua voce, i suoi testi, la sua energia. Ha firmato con la Big Machine Records quando aveva solo 14 anni. A proposito di un sogno che si avvera, nel 2006 ha pubblicato il suo singolo di debutto, Tim McGraw. Ricordi quello? È stato un enorme successo. Ha raggiunto la top 10 delle classifiche di Billboard. Taylor Swift era ufficialmente sulla mappa. Il suo viaggio da ragazza di una piccola città a stella nascente della musica country era appena iniziato. Sezione 4. Parlando all'anima. Il potere dei testi di Taylor. Siamo realistici. Uno dei motivi principali per cui amiamo Taylor è a causa del suo modo di scrivere canzoni. Ho ragione? I suoi testi sono così reali, così riconoscibili. Canta di amore, crepacuore, amicizia e tutto il resto. E lo fa in un modo che ti fa sentire come se stesse cantando direttamente a te. Come se stesse leggendo il tuo diario o qualcosa del genere. Prendi Teardrops on My Guitar, per esempio. È una classica canzone di Taylor Swift. Molti di noi ci sono stati. Cotta di qualcuno che non prova la stessa cosa? Il peggio. Ma Taylor capisce. Mette quei sentimenti in parole in modo così bello. Questo è ciò che rende la sua musica così speciale. Non ha paura di essere vulnerabile, di condividere le proprie esperienze. E questo ci fa sentire meno soli. È come se stesse dicendo, ehi, ci sono passato anche io. Va bene provare queste cose. E questo è un messaggio potente, soprattutto per i giovani. Sezione 5. Più della musica. L'impatto di Taylor oltre le classifiche. Ora, l'influenza di Taylor va ben oltre la musica. È un modello per milioni. Ha usato la sua piattaforma per parlare di questioni importanti, come bullismo, uguaglianza e diritti LGBTQ+. Non ha paura di difendere ciò in cui crede. E questo è stimolante. Taylor sa anche come entrare in contatto con i suoi fan. È una regina dei social media. Interagisce sempre con loro online, condividendo scorci della sua vita e facendoli sentire parte del suo viaggio. E questo è qualcosa di speciale.
Dai suoi primi giorni nella musica country fino a diventare un'icona pop globale, la storia di Taylor è fatta di talento, duro lavoro e rimanere fedeli a se stessi. E questo è qualcosa da cui tutti possiamo imparare.